Stavolta non vi salutiamo, non... cioè, non... Amici, bentornati, bentornati, bentornati. Emanuele. Marianna. Un corpo mi hai dato. Amati. Smetti di fare del male al tuo corpo. Vai! Follow you. Alzi la mano chi leggendo l'Esodo non ha pensato che pizza, ragazzi. Il Signore vuole instaurare una relazione con noi e ci ha detto che per farlo viene direttamente nel nostro corpo. Il punto quindi qual è? Noi vogliamo instaurare questa relazione con Dio? Che relazione abbiamo con Dio? Che concetto abbiamo di Dio? Quando noi invitiamo qualcuno a cena, pensiamo tutto nei minimi dettagli, curiamo la tavola, la presentazione, i piatti, le portate, è tutto studiato nei minimi particolari. Puliamo la casa come se non ci fosse un domani, tutto quello che serve per ospitare al meglio chi verrà nella nostra casa e per preparare al meglio una relazione fluida e un dialogo sereno. Questo è quello che fa il Signore, quindi il riassunto dei passi pizzosi che abbiamo letto la scorsa volta è proprio questo: il Signore prepara tutto nei minimi dettagli, dentro e fuori di noi. Ragazzi, quanto è bella mia moglie! No, volevo parlare di questa cosa. Prima di tutto, perciò, bisogna sistemare la relazione che abbiamo con Dio. Io, prima di incontrarci, ero il classico bravo ragazzino, bravo cristianino, messa la domenica, borghesuccio, che però in casa, in famiglia, non ha mai respirato una preghiera costante tutti i giorni, ai pasti. Io andavo a messa la domenica, poi avevo la mia compagnia in parrocchia, tutto ok. Quando poi alla fine delle superiori è stata ora di prendere in mano un po' la mia vita, quindi scelta universitaria, lavorativa, prendere in mano chi ero io, un nuovo parroco si è instaurato qui a Correggio dove abitiamo e con lui ho instaurato una relazione e ho iniziato un percorso, un cammino verso Dio. Quando ho scoperto che meraviglie c'erano nella chiesa e dei santi e le preghiere, il Vangelo e letti e recitati in un modo che io non conoscevo, mi sentivo Dio in terra. Ero il classico fariseo che bisogna dire adesso ho scoperto questa cosa, preghiamo assolutamente, devo mettermi lì, quindi tutte le mattine sveglia, Vangelo del giorno, il commento, la preghiera scritta, formulata, quindi stop. scolaro perfetto, ok? Stop. Facciamo, hai fatto un bellissimo cambiamento. Sì, alla grande, mi è servito moltissimo. Ha fatto un percorso meraviglioso, si è lasciato provocare da questa figura di sacerdote che è venuta a Correggio. Molto carismatico, a cui vogliamo un sacco di bene. Esatto, che ci ha anche sposato. Grande Don! E quindi hai fatto un meraviglioso cambiamento. Partendo da dove ero partito, sicuramente sono cambiato tantissimo e era quello che in quel momento lì avevo bisogno di fare. Con questo percorso avevo tutte le carte in regola per sentirmi superiore, più bello, più bravo, avevo iniziato un bel cammino, quindi agli occhi degli altri ero comunque anche ammirato oppure anche invidiato. In questo il diavolo divisore mi ha iniziato poi a colpire, anche inconsciamente, senza che me ne rendessi conto, perché è lì che va proprio a colpire, vuole andare a colpire sulla relazione che hai con Dio. Quindi, visto che io ero un immaturo e non avevo avuto fino a quel momento una relazione matura e sana e vera col Signore, quando poi ho iniziato il cammino per poterla instaurare, il diavolo si è subito messo in mezzo dicendo: aspetta che vengo subito a darti un'idea sbagliata. Quindi ho iniziato a pensare che la relazione con Dio fosse questo. Io mi metto lì, faccio il bravo scolaro ed è tutto regolare, seguo le regole e sono a posto. Infatti questa cosa è venuta fuori in particolare quando poi ci siamo incontrati e abbiamo iniziato il nostro percorso di coppia. Satana colpisce qui, quando si inizia a scoprire la propria relazione con Dio, quindi quando si fa il primo passo di sentirsi amati e di imparare a conoscere, a riconoscere un padre buono, Satana subito ci mette il suo zampino, perché se riesce a distorcere l'immagine che abbiamo noi di Dio, è fatta, è un domino negativo, da lì parte tutto. Cornutaccio!
Quando l'ho conosciuta, abbiamo iniziato un percorso insieme, io mi sono subito reso conto che il mio modo di pregare o di stare in relazione con Dio non era l'unico e non poteva essere l'unico e il giusto. Eravamo molto diversi, infatti ci siamo provocati e pestati i piedi a vicenda su tante cose e questa era una di quelle. Partivamo semplicemente da due punti diversi. Io avevo il background di preghiera non vissuta, recitata in famiglia, quindi una cosa che poi quando ho scoperto l'ho idealizzata ed è diventato il mio Dio e io sono diventato il centro di questa cosa. Io invece ero la classica ragazzina casa e chiesa, no? Quindi partivo da il punto di vista esattamente opposto. Una preghiera è fatta di regole, scandita da dei tempi, da dei ritmi e inserita in determinati schemi. La svolta nel mio cammino di fede è stata quindi proprio questa. Io a un certo punto non ci sono stata più dentro a queste modalità, anche un po' rigide a volte. Avevo bisogno di stare col Signore, stare con quello che c'era, sentirmi amata per come ero e quindi, in una parola, di godere pienamente della relazione e di stare nella relazione senza troppe regole. Su questo ci siamo scontrati fin da subito. Una cosa che ho capito infatti subito era proprio questa: il mio limite, mi rendevo conto che era proprio il godere di una relazione. Quindi mi sono chiesto: la mia preghiera mi avvicina a un godere della relazione o in realtà la vivo come uno schema? E io invece cercavo proprio in quello che vivevamo nel quotidiano di ascoltare Dio che mi parlava in quelle cose, no? Dio è lì, che si incarna nella mia vita, che mi sta parlando attraverso quello che mi succede. In poche parole, quello che dovevamo imparare a fare era decentrare noi, ma mettere al centro Dio. Perché a volte il rischio che si compie in questa prima parte della relazione è di pensare che devo fare tutto io, mi devo addossare tutto io, quindi sono io che prego, sono io che vado a messa, sono io che mi impongo determinati stili di vita e alla fine sono solo io. Il Signore non parla, non lo ascolto, non sto con quello che c'è, non sto nell'incarnato quotidiano, sto con me stesso e quindi a un certo punto mi sento solo. Ed è proprio da qui che vogliamo partire oggi. Il brano del Vangelo di oggi è tratto dal capitolo 6 del Vangelo di Matteo, dove Gesù fa un piccolo riassunto, un piccolo vademecum. Sì, esatto. Robe poco importanti. Esatto. Quelle cose condensate che ci vogliono anni e una vita intera per capirle fino in fondo. E quindi parla della preghiera e dello stile di vita anche un po' di un cristiano. Non sprecate parole, non pregate senza cuore. Meno parole e più cuore. E infatti ci dona il Padre Nostro. L'unica preghiera che ci lascia direttamente Gesù. Il Padre Nostro ci mette nell'ottica giusta, ci dà lo sguardo giusto per vedere le cose. Riprendendo anche quello che abbiamo detto l'altra volta, qual è la cosa fondamentale di tutto questo percorso? Entrare in relazione con Dio. Dio è il primo che si fa promotore della relazione con noi e il primo passo che fa è il farci sentire amati. Se io mi sento amato profondamente e gratuitamente da Dio, posso poi fidarmi completamente di Lui. La sua parola di amore è una parola che mi cambia la vita, che cambia il mio sguardo, prima di tutto verso Dio e poi verso me stesso. Quindi, se mi sento amato, sono capace di amarmi e poi di amare gli altri. Questi sono i passaggi che in breve anche Gesù fa in questo capitolo 6 di Matteo. Il primo è sicuramente il Padre Nostro, quindi la preghiera del sentirsi figli. Padre Nostro che sei nei cieli, Padre di tutti, mio e tuo, ama me e ama te e quindi crea relazione tra Lui e me, tra me e me stesso e gli altri. Il secondo punto è quello dove Gesù dice: lampada del corpo è l'occhio. In pratica, con queste parole cosa ci vuole dire? Tramite il mio sguardo io vedo me stesso, Dio e il mondo. Quindi se mi lascio illuminare da un Dio che mi ama, illuminerò tutto quello che io sono e tutto quello che c'è intorno a me. Parlando quindi di corpo e del percorso quindi che stiamo facendo riguardo al corpo, è proprio imparare a cambiare l'occhio, lo sguardo da dentro e da fuori sul nostro corpo per imparare a volerci bene, ad amarci così, avere una relazione sana e pura con noi stessi e quindi di conseguenza con Dio. Nel terzo punto invece si parla dei veri tesori, di non accumulare tesori per la terra ma tesori in cielo.
Questo cosa ci dice del nostro corpo? Ci dice che il nostro corpo è inscindibilmente legato col cielo, è un tramite tra cielo e terra e quindi per prenderci cura del nostro corpo non possiamo non prenderci cura della nostra anima. Per addentrarci quindi un po' di più nel dettaglio in modo pratico, vi accompagneremo in questa settimana che abbiamo davanti con i 7 punti del Padre Nostro per vivere e incarnare giorno per giorno un dettaglio di questa preghiera, viverla dentro al corpo, nel cuore, nel respiro, nella mente, mentre siamo a lavorare, mentre siamo a casa, mentre cuciniamo, riflettere e pregare con il cuore su queste parole che Gesù stesso ci ha dato e che sono il tesoro più grande che noi abbiamo. Seguiteci perciò questa settimana, ogni giorno un pezzettino del Padre Nostro, martedì le grafiche, giovedì l'articolo dove riusciamo a spiegare un pochino meglio e nel dettaglio con approfondimenti sempre presi dalla parola di Dio. E domenica il nuovo video. Vi aspettiamo, amati! Smetti di fare del male al tuo corpo. Ciao! Follow you. Mamma mia, che discorso!